Benvenuti avventurieri nel misterioso e pericoloso mondo dei Beholder. Oggi ci immergeremo nell'universo di queste creature arcane, guardiani di segreti ancestrali e custodi di poteri sconosciuti. Preparatevi a scoprire la storia dietro questi occhi fluttuanti, con la loro natura enigmatica e le capacità magiche che li rendono sia affascinanti che temibili. Scopriremo le leggende che li circondano, esploreremo i loro intricati dettagli anatomici e analizzeremo le loro implicazioni nell'universo dei giochi di ruolo. Non c'è tempo da perdere, perché il nostro viaggio nel regno dei Beholder inizia ora. Siete pronti ad affrontare lo sguardo penetrante di queste creature leggendarie? Allacciate le cinture, avventurieri, perché questa sarà un'avventura epica. I Beholder sono creature leggendarie e iconiche nei giochi di ruolo fantasy, in particolare nel contesto di Dungeons & Dragons, D&D, uno dei giochi di ruolo più famosi al mondo. Creati da Gary Gygax, uno dei cofondatori di D&D, i Beholder sono esseri magici e mostruosi con un aspetto distintivo che li rende immediatamente riconoscibili. Origini e caratteristiche. I Beholder sono originari del regno dell'Underdark, un labirinto sotterraneo e pericoloso che si trova nelle profondità del mondo di D&D. La loro forma più evidente è quella di una sfera enorme, che può variare da poco più di un metro a diversi metri di diametro. Sono caratterizzati da un gran numero di occhi disposti attorno al bordo della loro sfera corporea, ognuno dotato di poteri magici e di percezione. Al centro del loro corpo si trova una bocca piena di denti aguzzi. Società e mentalità. I Beholder sono noti per essere creature solitarie e estremamente territoriali. Hanno una mentalità paranoica e diffidano anche dei propri simili, spesso entrando in conflitto per il controllo delle zone dell'Underdark. Il loro egocentrismo è estremo, considerando se stessi come la forma di vita perfetta e guardando con sospetto ogni altra creatura. Magia e poteri. La caratteristica più distintiva dei Beholder è la loro abilità di emettere raggi magici dagli occhi. Ogni occhio ha un potere unico, che può variare da incantesimi distruttivi a capacità di manipolazione mentale. Questi poteri rendono i Beholder formidabili avversari in battaglia, capaci di adattarsi a una vasta gamma di situazioni. Mitologia e leggende. La storia dei Beholder è spesso avvolta nel mistero e nelle leggende. Si dice che siano creature antiche, con una storia che risale a ere lontane. Alcune leggende narrano di Beholder che sono stati creati da potenti maghi o entità oscure, mentre altre suggeriscono che abbiano origini extraplanari. Nel complesso, i Beholder sono una componente affascinante del vasto universo di Dungeons & Dragons, offrendo molte opportunità per avventure intriganti e incontri pericolosi all'interno del mondo fantastico del gioco di ruolo. I Beholder sono creature formidabili nei giochi di ruolo fantasy, con una serie di punti forti che li rendono avversari temibili e interessanti per le avventure. Ecco alcuni dei loro punti forti. Poteri magici multipli. La caratteristica distintiva dei Beholder è la loro capacità di emettere raggi magici dagli occhi, ognuno con un effetto unico. Questi poteri possono variare da attacchi distruttivi a incantesimi di controllo mentale, rendendo i Beholder molto versatili in battaglia. Visione panoramica. Grazie ai loro molti occhi, i Beholder hanno una visione panoramica completa del loro ambiente. Questa capacità li rende estremamente difficili da avvicinare o aggirare senza essere notati, contribuendo alla loro abilità nel difendersi dagli attacchi sorpresa. Autosufficienza e solitudine. I Beholder sono creature solitarie per natura e spesso preferiscono risolvere i problemi da soli. La loro autosufficienza li rende adatti a situazioni in cui le alleanze potrebbero essere fragili o poco affidabili. Egocentrismo e paranoia. La mentalità egocentrica e paranoica dei Beholder li rende difficili da manipolare o persuadere. Sono spesso astuti e sospettosi, anticipando le intenzioni degli altri e agendo di conseguenza. Resistenze magiche. Alcuni Beholder possiedono naturali resistenze ai sortilegi e agli incantesimi, il che li rende ancora più difficili da sconfiggere per i praticanti di arti magiche. Adattabilità tattica. Grazie alla loro varietà di poteri magici, i Beholder sono in grado di adattarsi a molte situazioni di combattimento. Possono scegliere gli occhi più adatti alla situazione, rendendoli avversari imprevedibili e pericolosi. Linguaggio antimagia. Alcuni Beholder possiedono la capacità di generare un campo antimagia intorno a loro,
neutralizzando temporaneamente gli incantesimi nella loro vicinanza. Questa abilità può sconvolgere le tattiche dei maghi e dei lanciatori di incantesimi. I Beholder, sebbene siano creature formidabili, presentano anche alcuni punti deboli che possono essere sfruttati dagli avventurieri astuti. Ecco alcuni dei loro punti deboli. Mobilità limitata. La forma sferica dei Beholder può limitare la loro mobilità in determinati ambienti. Possono avere difficoltà a navigare attraverso passaggi stretti o terreni accidentati, rendendoli vulnerabili agli attacchi tattici che sfruttano il terreno. Solitudine e mancanza di alleati. I Beholder sono noti per la loro natura solitaria e la diffidenza verso le altre creature, compresi i loro simili. La mancanza di alleati può renderli più suscettibili agli attacchi di gruppo e alle strategie coordinate da parte degli avventurieri. Assenza di manovre di squadra. A differenza di molte creature che combattono in gruppo, i Beholder non sono noti per le manovre di squadra o le sinergie tra membri del gruppo. La loro natura solitaria può renderli meno abili nel coordinare attacchi combinati o nel proteggersi reciprocamente. Raggi di vista limitati. Nonostante abbiano molti occhi, i Beholder possono avere ancora dei punti ciechi, specialmente nelle direzioni tra gli occhi. Questo significa che potrebbero non riuscire a individuare minacce che si avvicinano da certi angoli, creando opportunità per gli avventurieri di avvicinarsi senza essere notati. Vulnerabilità magiche specifiche. Mentre i Beholder possono resistere a molte forme di magia, potrebbero essere particolarmente vulnerabili a determinati tipi di incantesimi o effetti magici. Gli avventurieri potrebbero cercare di sfruttare queste vulnerabilità per indebolire o neutralizzare i Beholder in combattimento. L'arroganza e la prevedibilità. La natura egocentrica dei Beholder può renderli prevedibili in alcune situazioni. Gli avventurieri possono sfruttare la loro arroganza e cercare di manipolarli o distoglierli con astuzia, prendendo vantaggio della loro fiducia nelle proprie abilità. Ambiente sensibile. Alcuni Beholder potrebbero essere sensibili alle condizioni ambientali specifiche. Ad esempio, potrebbero non tollerare bene la luce intensa o il calore estremo. Gli avventurieri possono cercare di sfruttare tali debolezze ambientali per guadagnare vantaggio in combattimento. Ecco alcune curiosità interessanti sui Beholder. Origini mistiche. La vera origine dei Beholder è ancora avvolta nel mistero nei mondi di Dungeons & Dragons. La loro creazione è attribuita a un potente mago chiamato Gwenf Benwa, ma molte leggende suggeriscono che siano creature antiche e forse di origine extraplanare. Nome infedele. Il termine Beholder è una traduzione inglese del termine originale Oculoid coniato da Gary Gygax. Quest'ultimo, tuttavia, ha dichiarato che preferiva la traduzione guardiano come nome per queste creature. Società segreta dei Beholder. In alcuni scenari di gioco, si narra di una società segreta di Beholder chiamata la Setta degli Occhi. Questa organizzazione è formata da Beholder che cercano di controllare le sorti dell'Underdark. Variazioni morfologiche. Non tutti i Beholder hanno la stessa forma esatta. Esistono variazioni morfologiche, come Beholder con tentacoli al posto degli occhi o quelli con caratteristiche uniche che li rendono unici nel loro aspetto. La leggenda di Xanatar. Uno dei Beholder più famosi nell'universo di D&D è Xanatar, il signore del crimine di Waterdeep. La leggenda narra che, ogni volta che il vecchio Xanatar muore, un nuovo Beholder assume il suo nome, mantenendo viva la sua eredità criminale. Gli occhi della pazzia. In alcune versioni del lore, si racconta che uno degli occhi di un Beholder è in realtà un portale per un'insaziabile dimensione della follia. Guardare negli occhi di un Beholder potrebbe far impazzire coloro che non sono pronti a fronteggiare la vastità del cosmo oscuro oltre. Occhi come tesori. Alcuni Beholder sono noti per accumulare tesori e oggetti magici rari. Tuttavia, la loro interpretazione del valore degli oggetti può essere stravagante, con oggetti apparentemente inutili considerati come tesori inestimabili. Queste curiosità aggiungono un fascino unico all'universo dei Beholder, rendendo queste creature ancora più affascinanti per gli appassionati di Dungeons & Dragons e del genere fantasy in generale. In conclusione, immersi nell'oscura ma affascinante mitologia dei Beholder, ci troviamo di fronte a creature dalle origini misteriose, poteri magici unici e una psicologia intrinseca che li rende tanto spaventosi quanto affascinanti.
Nel vasto regno di Dungeons & Dragons, i Beholder emergono come guardiani implacabili di segreti e sfide, pronti ad affrontare avventurieri coraggiosi in una danza di magia, astuzia e paranoia. Che tu sia un eroe in cerca di gloria o uno studioso avido di conoscenza, sii preparato a fronteggiare lo sguardo penetrante dei Beholder, perché la loro storia è tanto avvincente quanto pericolosa.